Si rinnova l'appuntamento con Esotica Pet Show qui al Centro Affari Arezzo Fiere Congressi. Quali sono i numeri di questa edizione? Quanti gli espositori presenti? Siamo giunti alla 10ª edizione di Esotica ad Arezzo. Gli espositori sono all'incirca come l'anno scorso, sono circa 550 tavoli espositivi più gli stand. I visitatori hanno gradito quest'anno comunque sia o per il clima, già all'apertura abbiamo fatto il pienone, ci fa molto piacere, la manifestazione degli espositori comunque sia sono tutti espositori scelti, tutti espositori all'insegna del benessere e del rispetto degli animali. Per quanto riguarda gli animali che sono presenti all'interno di questa esposizione, ci accompagnano possiamo dire all'interno di un viaggio nel mondo, quali sono, se possiamo citare, anche i più curiosi e magari quelli che colpiscono di più l'attenzione dei visitatori? Come ogni anno, diciamo, molti visitatori si avvicinano a questo mondo e acquistano anche per la prima volta il loro primo rettile. Normalmente sono i pitoni, i gechi, i leopardini. Dopo ci sono anche degli aracnidi, ci sono comunque sia tutto il mondo dei rettili, anche i sauri, che non disdegnano comunque sia all'interessamento degli stessi visitatori che piano piano si avvicinano, si informano e acquistano consapevolmente il loro primo rettile. E non solo il primo rettile, anche tutto il discorso di volatili, roditori allevati a mano. C'è anche l'associazione Free Fly, l'allevamento libero di il volo libero di pappagalli, l'associazione della Chiara Alessandrini, e Esotici ma Familiari accompagna Esotica in questo percorso per difendere i nostri amici animali.